Quali tipi di mutuo esistono e cosa fare prima della sottoscrizione di un contratto? Banca d'Italia rivela che 4 italiani su 10 non conoscono il reale funzionamento di un mutuo. Facciamo chiarezza. Innanzitutto, il mutuo può essere di due tipologie, a tasso fisso o a tasso variabile. Si definisce a tasso fisso il mutuo che una volta scelto non varia nel tempo, mantenendo la rata costante. Il mutuo a tasso variabile, invece, prevede che il calcolo degli interessi si modifichi in relazione alle fluttuazioni di mercato. Quindi, qual è il più conveniente tra i due? Sebbene i mutui a tasso variabile possano essere più convenienti sul lungo periodo, sono anche più rischiosi perché sono soggetti alle variazioni economiche. D'altro canto, il costo in media maggiore dei mutui a tasso fisso è il prezzo che si paga per stare tranquilli e fissare una volta per tutte l'importo della rata. In ogni caso, qualsiasi mutuo si scelga di sottoscrivere, per tutelare le proprie finanze bisognerà sempre considerare due aspetti: la sostenibilità delle rate e il confronto di più offerte. Generalmente si ritiene che una rata sia sostenibile se non supera il 30% delle entrate. Poi, mi raccomando, mai limitarsi a chiedere informazioni sul costo di un mutuo alla sola banca di cui si è clienti, ma bisognerà confrontare l'offerta di più banche per trovare l'offerta più vantaggiosa. E, per esempio, se nel tempo volessimo modificare le condizioni del contratto di mutuo, nessun problema, si può fare attraverso due modalità: la rinegoziazione e la surroga. Con la prima, il titolare di un mutuo chiede alla propria banca di modificare le condizioni contrattuali. La seconda invece consiste nel trasferire il proprio mutuo a un altro intermediario che ci offrirà condizioni più vantaggiose.